Nome e cognome? Giuseppe Di Rosa. Anni? 50. Partito politico di appartenenza? Nessun partito politico. Allora facciamo la terza, partiti a cui sei appartenuto o a cui hai appartenuto? Ma io la prima mia candidatura risale al 1997, vengo candidato dal CDU. Non ho mai avuto una tessera di partito. Però poi sei un nuovo PDL? No, assolutamente. Poi nel 2007 aderisco al progetto al di sopra dei partiti di Zambuto, ma mi candido nella lista dell'Udeur perché era una delle liste che appoggiava Zambuto. Mi candido nell'Udeur per non rimanere eventualmente fuori dai giochi eventuali della politica attiva. Non effettuo la vera campagna elettorale perché la mia era proprio una candidatura di servizio. Risulto il primo dei non eletti. Siccome è una cosa molto lunga, rischiamo di perdere tutta l'intervista presso la sua carriera politica del breve periodo. Nel breve periodo vengo rieletto. Partiti di centro e centrodestra, sostanzialmente riassumendo, adesso è indipendente. Una domanda, mi sta registrando in questo momento? Assolutamente no, non ho mai registrato nessuno. Oddio, qualcuno l'ha registrato? No, qualcuno l'ho registrato per tutelarmi. Da chi? Da quello che stava succedendo. Perché ora questi documenti finiscono sulla stampa? Non finiscono sulla stampa per mio volere, ma non so da chi sono stati consegnati. Allora, perché questi documenti finiscono in procura adesso? Perché la procura me li chiede. Quindi le hanno chiamata per chiederle... Io avevo chiesto di essere sentito dalla procura, poi il resto è segretato. Ma è stato richiesto di essere sentito mesi fa, non adesso? Sì, però mi viene chiesto se era vero che avessi questa registrazione. Lei l'ha detto più volte in consiglio comunale e anche durante delle conferenze stampa che aveva delle registrazioni. Non l'ho mai nascosto. La registrazione riguarda Angela Russa, che è il suocero del sindaco Marco Zambuto. Sì. Perché quel giorno lei incontra Angela Russa? Perché ancora mi volevano forzare ad entrare in giunta. Stiamo parlando del novembre 2013, cioè quando Zambuto fa la sua ultima giunta in ordine di tempo. Quella mattina lei era dato come... Lei scrive un post su Facebook la sera prima. Entro al cinema da assessore ed esco da non assessore. Quindi la promessa dell'incarico era certa? Vengo interpellato dopo una settimana di silenzio perché non ne volevo più sapere. Vengo interpellato, mi viene chiesto forzatamente di entrare di nuovo in giunta. Mi ero quasi convinto, però sapevo che c'era qualcosa che non andava. Non mi piaceva l'andazzo della situazione, capivo che non era una manovra politica, era una manovra per spegnere la mia attività politica. Rinuncio a mezzanotte 05, rinuncio ad entrare in giunta una volta per tutte, dicendo che non mi interessava assolutamente entrare in giunta. Vengo forzatamente obbligato a dire sì, gli dico no, assolutamente no, non è nelle mie intenzioni, non mi prostro al vostro volere e vado a casa. L'indomani mattina, presto, effettuo la conferenza stampa dove dico che mi sgancio da quella situazione e vengo immediatamente contattato per un incontro urgente. E in quel momento è scattato in me quello che doveva farmi tutelare. Perché dice forzatamente? Mi sono chiesto forzatamente di andare in giunta. Come si può costringere qualcuno? Del resto lei in quel momento era vicinissimo alla posizione di Marco Zambuto, ne sosteneva l'attività politica del Consiglio Comunale. Chiarisco questo, io non ero vicino a Marco Zambuto. Marco Zambuto mi aveva illuso che si potesse progettare per Agrigento una nuova Agrigento, una nuova stagione. Eravamo stati assieme da Renzi lo porto io assieme ad Alfonso Montana, e da quel momento poi capisco che Zambuto non era uomo squadra, ma faceva la partita per sé. E quindi torniamo a quel giorno. Lei arriva all'incontro, si svolge in macchina in un posto. Si svolge in un posto pubblico, in un luogo si pubblico. Si svolge in un luogo. No, non è un luogo pubblico. Sì, è in macchina, non posso dire altro, però. Va bene, diciamo, registro solo per questioni di tutela personale. Non volevo che poi sulla stampa, sui giornali, venisse fuori uno spaccato diverso da quello che. Quello che però è venuto fuori sulla stampa è il tutto o una parte di quanto lei è in possesso? Non è quello che ho in possesso. E il materiale che possiede è tutto sui colloqui con l'Angela Russa? Non posso risponderle, ma la procura ha tutto.
Nella conversazione la Russa dice: io per te ho una cosa che o la do a te o la do a Piero Luparello, che ricordiamo allora era il vice sindaco di Marco Zambuto e credo assessore all'igiene pubblica. Che cosa era questa cosa che doveva darle la Russa? Io nella registrazione cerco di farlo parlare, faccio l'ognore, però non riesco a fargli dire altro. Non mi interessa, non ho mai avuto interesse di poltrona, e quella registrazione lo dimostra. Lei prima di allora aveva mai parlato nella fase in cui era vicino a Zambuto e poi si parlava del suo possibile ingresso in giunta, nella maggioranza, aveva già incontrato Angelo Russa, aveva già parlato di politica con Angelo Russa? Qui ne parlava con lui o con Zambuto o con entrambi? Sempre con la Russa. Quindi diciamo le scelte politiche della giunta comunale venivano discusse, nella giunta comunale no, nella sua specifica situazione venivano discusse dalla Russa. La Russa sembrava che volesse prepararla per un futuro da sindaco. La città sente l'intercettazione. C'entra La registrazione, perché precisiamo che non è un'intercettazione telefonica. È una registrazione effettuata da me. Lei più volte ha parlato degli interessi di gruppi di potere in varie occasioni, poi è venuta fuori questa registrazione, non so fino a che punto le cose si sovrappongano, credo che nemmeno lei è nelle condizioni di dirmelo, ma in tutta questa situazione cosa c'entra il PRG? Tutto. E in che modo si può andare a influire su uno strumento che è praticamente ad oggi morto? Tutto, non è vero che è morto, il PRG di Agrigento, sul PRG di Agrigento girano interessi grandissimi, altro non posso dire. Perché secondo lei il Consiglio Comunale è sempre stato molto timido nell'affacciarsi a concetti del PRG? Ogni volta si portava qualcosa in un'aula che riguardasse il PRG, mancava il numero legale, alcuni si appellavano all'acquiescenza del giudizio di ottemperanza. Per quale motivo questa timidezza nell'affrontare il tema? Perché non eravamo tutti liberi di decidere. Cioè c'era qualcuno in quel Consiglio Comunale che non poteva pronunciarsi nel merito sui temi del PRG? Non eravamo tutti liberi di decidere. Ma per incompatibilità? Qualcuno per incompatibilità, altri per altre situazioni. Che riguardano la politica o che trascendono da essa? Spero solo la politica. Oggi arriverà un commissario ad approvare le prescrizioni esecutive, che poi in verità sono le linee guida alle prescrizioni Nessuna esecutive. Nessuna prescrizione esecutiva è stata mai portata in Consiglio Comunale. Perché ricordiamo che queste sono le linee guida alle prescrizioni esecutive che non esistono, diciamo, nell'orientamento normativo urbanistico. Lei è stato bravissimo come sempre, questo bisogna riconoscerlo. Le linee guida non esistono in nessun documento di formazione di PRG. Sono, secondo il vostro ufficio tecnico, un modo secondo sostanzialmente per... l'ufficio tecnico è solo uno sono strumento... Sono piani attuativi. Uno strumento sviluppato ad hoc al Comune di Agrigento. Le prescrizioni esecutive sono altra cosa. Abbiamo sempre detto, quantomeno io ho sempre detto, che non avrei assolutamente mai votato le linee guida perché non esistono. Volevano solo ed esclusivamente che questo Consiglio Comunale arrivasse a una decisione effettuando quasi una sanatoria. E questo Consiglio Comunale ha dimostrato di essere così caparbio, così libero nella quasi totalità dei suoi uomini da non far passare questo segnale. Sanatoria perché le linee guida, in questo momento lo spieghiamo a chi ci ascolta, sostanzialmente prevedono che chi ha una proprietà di terreno può costruire lì senza avere bisogno sostanzialmente di aspettare le opere di urbanizzazione, perché le può fare direttamente con capitale pubblico, con capitale privato, quindi può intervenire direttamente in prima persona. Questo andrebbe a sbloccare circa 1,5 milioni di metri cubi di potenzialità edificatoria? Guarda, io nel dicembre del 2013, il 28 dicembre del 2013, effettuo un mio intervento in Consiglio Comunale, tu eri presente. Questo mio intervento è su tutti i social network, è stato caricato sul mio canale YouTube. Invito i cittadini a vederlo, da quello spaccato, da quella mia discussione di 26 minuti, si renderanno conto di cosa c'è dietro ad Agrigento. Agrigento deve aprire gli occhi. Agrigento ha gli occhi bendati da interessi, purtroppo non c'è nulla da nascondere. Ad Agrigento gli interessi sul PRG colpiscono una parte altissima di percentuale delle famiglie agrigentine. C'è una cosa, però mi scusi, perché tutte queste vicende escono adesso in campagna elettorale? Non escono adesso, io denuncio il tutto dal 2012.
però l'iter della procura non dipende da lei, quindi, dipende. Ma il dibattito pubblico è stato portato sul tema del... Il dibattito pubblico, ne puoi essere testimone sempre tu, l'ho sempre portato in consiglio comunale, l'aula designata per questa discussione è quella, non sono l'infame della procura io. Però il suo comportamento, cioè il fatto di andare a una discussione con una persona che di lei più o meno si fidava, anche se la Russa nella registrazione è molto cauto nel rivolgersi a lei, però una persona che di lei si fidava a registrare quello che sta facendo, qualcuno moralmente lo definisce un atteggiamento poco... Quando il gioco si fa duro è un gioco per due. E perché conservarsele 2 anni questa registrazione? Perché non sono l'infame della procura. E quindi mi sente senso, cioè lei ha conservato la registrazione? Se non richiesta non l'avrei mai dato. E perché le ha conservate? Per tutelarmi. Rispetto a una possibilità di... In quel consiglio comunale lo dico a Zambuto in faccia, c'è poco da ridere. Sì, ricordo che Zambuto agli attacchi, nello specifico, iniziò a ridacchiare sostanzialmente. Ridacchiava e diceva alle testate giornalistiche, aveva dichiarato che la mia caparbietà nel portare avanti le mie iniziative era perché non ero diventato assessore. Io non sono voluto diventare assessore. No, lei allo scranno disse all'epoca, ricordo, se voi facciamo sentire le distrazioni, era abbastanza chiaro. Quindi sostanzialmente lei si è tenuto come, non come arma di attacco politica, ma di difesa? Assolutamente no. Io dovevo solo difendere la mia onorabilità. E crede per la difesa? Sicuramente. Quando saranno questi documenti poi fruibili, che immagine la città ne verrà fuori? L'immagine vera. Questa è una città che ha bisogno di uscire fuori da questo tipo di gestione. Questa è una città che ha bisogno, e i giovani, la manifestazione alla quale non sono andato solo per questioni di opportunità, perché sarei andato. La città ha bisogno di svegliarsi, però ha bisogno di svegliarsi in tutto. Però lei questa manifestazione l'ha attaccata, l'ha criticato... Non l'ho attaccata, non ho attaccato la manifestazione. Io ho attaccato chi ha contribuito a montare la manifestazione. E chi? Chi ha interesse nel PRG. Cioè persone che hanno interesse in PNG nei piani di lottizzazione, nei piani di lottizzazione. Lei ha avuto un battibecco, credo, in aula, fuori dall'aula, con una persona nello specifico che era lì presente. Non posso dire altro. Ma questa persona era già venuta in consiglio comunale i giorni precedenti? Mai. Quindi non l'avete nemmeno quando fu inserito poi quel punto nello specifico? Assolutamente no. Non c'era stato mai modo di... nella conferenza stampa di saluto, tra virgolette, del Consiglio Comunale, avete parlato lei, il Presidente Settembrino, lei ha ribadito il concetto dei poteri forti che volevano fare fuori questo Consiglio Comunale. Perché bisognava abbattere un Consiglio Comunale che comunque sulle tematiche urbanistiche non voleva saperne? Perché nei sondaggi ero avanti a tutti. E dovevano colpire la mia candidatura e alcuni consiglieri liberi dai poteri forti. Quindi non è un complotto ad persona, ma riguarda un gruppo di persone all'interno del Consiglio Comunale? Siamo alcuni consiglieri che non ci siamo piegati ai gruppi di potere. Però i numeri sono... Allora, alla fine i numeri che vengono fuori al Consiglio Comunale dirigente non sono alla fine quelli scandalosi che si immaginavano. Cioè, sì, altri consigli comunali sono messi peggio. Però quei numeri alla fine facevano impressione. Ho sempre detto che qualche collega ha esagerato e io in campagna elettorale li avrei attaccati. Quella è politica. L'attività di consiglio comunale? L'attività di consiglio comunale è politica. E quello che viene intorno al palazzo, nei bar limitrofi al palazzo? Quello che viene nei bar limitrofi al palazzo lo dice nell'intervista, nel servizio di Ballarò, un cittadino qualunque. Non così qualunque, è un componente di un'associazione civica, quindi un personaggio pubblico, tra virgolette. Per me rimane un cittadino qualunque. Lui afferma in questa intervista, si parla di tematiche molto così, in quella intervista lui parla del fatto che si andassero a portare faldoni del consiglio, del comune, in un bar vicino al comune per farli analizzare proprio da Russa. Tutti vedevano che uscivano documenti dal comune o con dipendenti comunali per andare a parlare con lui? Spesso. E nessuno di voi ha ritenuto questo atteggiamento anomalo? Non potevamo entrare nel merito, non è che potevamo dire cosa sta portando, magari erano documenti di famiglia. Gestiti per dipendenti comunali? Non so, non sono tematiche che può trattare il consiglio comunale quello. E, sempre nella conferenza stampa di saluto, di addio, facciamo di dimissioni, lei parlava del fatto che c'era sostanzialmente un progetto che era portato avanti da un sindaco uscente per consentire il ritorno di un sindaco entrante. L'uscente e l'entrante chi sono? Dice tutto l'avvocatessa Salvago nel suo mini intervento nel servizio di Ballarò.
Oramai è chiaro, io l'avevo detto più volte in consiglio comunale, più volte nelle mie conferenze stampa. I gruppi di potere individuano l'uomo e cercano di, dopo averlo plasmato, eleggerlo a sindaco della città in cui hanno interesse. In questo momento è normale che c'è un cambio di testimone tra Zambuto e Firetto. È la campagna elettorale che si aspettava o che sperava per sé? No, assolutamente. Non pensavo di poter entrare nel calderone dello scandalo creato ad hoc sulle commissioni. Assolutamente no. Hanno utilizzato un killer per portare avanti questa situazione, ma tu sai meglio di ogni altro che queste notizie le pubblicavi tutti i mesi sulla Sicilia. Non avevamo nulla da nascondere. Io per primo mi scandalizzavo a vedere alcuni dati di alcuni miei colleghi, però era tutto nella norma, non potevi, cosa dovevi denunciare? Potevi denunciare politicamente. Il dato oggi è che in Sicilia siamo il capoluogo che ha fatto meno presenze e quello che ha lavorato di più. Noi abbiamo speso la media nazionale, ho sempre detto che non difendo l'indifendibile, però hanno voluto colpire una campagna elettorale onesta, volendo indirizzare l'attenzione su altre problematiche, cercando di sminuire il lavoro effettuato in questi 3 anni da questo consiglio comunale e dal sottoscritto. La ringrazio. Grazie a voi.